Fiorello senza paura, tira frecciatine alla Rai. Fiorello, con il suo inconfondibile stile ironico, ha recentemente preso di mira la Rai e il suo amministratore delegato, Roberto Sergio, durante una puntata di Viva Rai 2, suscitando risate con una serie di comunicati satirici. Questi messaggi, pieni di umorismo, hanno toccato temi vari, dalla politica interna dell'azienda a riferimenti culturali e politici, dimostrando come lo showman riesca a mescolare intrattenimento e critica in maniera unica. Il primo comunicato finto annunciava una presa di posizione della Rai contro i conduttori con i baffi, per evitare associazioni con figure storiche come Stalin. Una mossa evidentemente scherzosa che Fiorello ha commentato con una finta perplessità su chi potesse essere l'autore, indicato solo con le iniziali TRS. Segue poi una presa in giro sulla disposizione dei conduttori in studio, sempre firmata misteriosamente da RS, che suggeriva di posizionarli tutti alla destra di Fiorello, giocando sulle dinamiche di scena. Il terzo comunicato, infine, criticava la somiglianza di Fiorello con Massimo D'Alema, proponendo in maniera goliardica un cambio di look per assomigliare a Maurizio Gasparri, in una chiara esagerazione delle politiche di par condicio. Nel corso della trasmissione, però, Fiorello ha anche saputo toccare corde più serie, ricordando al suo pubblico la bruttezza e le perdite generate dalla guerra, sottolineando come non esistano vittime di serie A o di serie B, specialmente quando si tratta di bambini. Questo passaggio mostra come, dietro la facciata dell'umorismo, lo showman non perda l'occasione di riflettere su temi di rilevanza globale. Fiorello non ha tralasciato nemmeno il Vaticano, combattute sulle recenti dichiarazioni papali riguardanti la benedizione delle coppie omosessuali. Così dimostrando ancora una volta la sua abilità nel trattare argomenti delicati con una leggerezza che invita alla riflessione senza perdere l'elemento ludico. Questo episodio di Viva Rai 2 mette in luce la capacità unica di Fiorello di navigare tra satira e serietà, offrendo al pubblico non solo un momento di svago, ma anche spunti di riflessione su temi attuali. La sua arte nell'usare l'ironia per commentare la realtà sociale e politica conferma il suo ruolo di vero maestro dell'intrattenimento intelligente. Cosa ne pensate? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie.